Michael, Messina, il paddle arriva sull'isola di Ischia, una novità che per la verità in terraferma già da tempo, insomma, si stava affermando. Qui ad Ischia mancava un campo. Innanzitutto, che cos'è il paddle e perché sta spopolando così tanto tra giovani e non solo? Beh, il paddle sicuramente è un nuovissimo sport che dall'anno scorso a questa parte, in particolar modo in Italia, ha avuto un incremento del 400% e oltre. Devo dire che anche qui, soprattutto ad Ischia, nonostante questo sia il primo campo, abbiamo avuto, diciamo, una risposta molto positiva da parte della popolazione isolana e si spera anche da parte anche del turismo che verrà a breve con il subentrare della prossima estate. Sicuramente è stata, diciamo, tra virgolette un'avventura, perché comunque la mentalità isolana non è certo una mentalità che si può ritrovare in città, però diciamo, bisogna sempre credere nei propri obiettivi. E, per ora, diciamo, siamo più che grati di questo obiettivo, perché al momento sta funzionando abbastanza bene, abbiamo un bel numero di prenotazioni. Michael, qual è la particolarità di questo sport? Quali sono anche un po' le differenze? Molti lo associano al tennis, ma è tutt'altra cosa. In realtà sì, chi è un tennista logicamente si trova già avvantaggiato, perché bene o male molte regole sono simili, però in realtà è tutt'altra minestra, tutto un altro gioco. È molto simile ai racchettoni da spiaggia ed è anche diciamo simile al ping pong stesso, e con l'utilizzo di queste sponde di vetro che appunto potete già vedere, il tutto è, diciamo, rende il gioco più veloce e anche molto più divertente e dà la possibilità a tutte le persone di qualsiasi età comunque, o anche sesso, come potete vedere anche donne, che riescono a giocare in maniera, diciamo, equivalente a quella di un uomo, quindi in ogni caso è un gioco equilibrato e divertentissimo. È da ricordare che è anche uno sport olimpionico, il che lo rende ancora più curioso e quindi assolutamente da provare. Probabilmente anche con l'aiuto delle sponde, la pallina, forse anche un po' più facile giocare per un non professionista, ecco, un non appassionato, rispetto al tennis che richiede anche una certa preparazione, no? Abbiamo visto, tanti stanno imparando anche qui ad Ischia, però si apprende rapidamente. Sì, assolutamente. Io ho visto persone, ma come anche io in primis, che ho iniziato a giocare così. All'inizio, le prime partite cerchi di capire un po' le regole, cerchi di capire come utilizzare la sponda, come riuscire magari a mandare la pallina dall'altro lato utilizzando la sponda stessa, però poi con il tempo, diciamo, appunto con l'esperienza, come in ogni cosa ovviamente, ti viene tutto molto più facile. Quindi devo dire che è un gioco che ti dà la possibilità di riuscire a evolverti molto velocemente e facilmente soprattutto. E possono venire qui al campeggio, ci chiamano al 081 98 41 20, oppure prenotano stesso qui nell'ufficio ai campetti di pallone, via delle Ginestre numero 38. Noi siamo qui.